la gente, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Irene e oggi ci troviamo finalmente nel decimo vlogmas, sempre qua sul canale. Come al solito vi ricordo che nella playlist in alto a destra trovate tutti i vlogmas. E niente, io direi di iniziare subito questo video. E prima di iniziare vi invito sempre ad iscrivervi al canale. Quest'oggi ragazzi andiamo a parlare di metodi per non annoiarsi, come avete letto dal titolo. Questo sarà un video anche un po' ironico, quindi spero che comunque vi possa tenere compagnia in questi giorni di quarantena, o comunque in questi giorni di festa in quarantena, perché sì, siamo sempre in quarantena, quindi non ci potremmo muovere da casa. La prima cosa che possiamo fare per non annoiarci, indovinate un po', è trovarci un hobby. Ma dai, ma davvero dico? Sì, ragazzi, davvero dico. Se avete un hobby sarà molto più facile passare il vostro tempo, perché se è una cosa che vi piace fare, ovviamente la farete con molta più voglia. È anche vero che comunque non è che possiamo fare sempre la stessa cosa tutto il giorno, perché anche se stiamo a casa comunque vogliamo un po' variare le nostre giornate. Beh, però se siete degli studenti mi sa che questo problema non ce l'avete, tanto passerete la maggior parte del tempo a studiare. Ah, tra l'altro, prima di continuare volevo ringraziare Chon? Oddio, scusami ma non riesco a pronunciare il tuo nome, comunque ve lo scrivo qua, che mi ha dato l'idea per questo video, quindi GG, grazie mille. La seconda cosa che possiamo fare per non annoiarci è leggere un bel libro, perché ogni tanto anche leggere ci può dare magari dei nuovi spunti per trovare o qualcosa da fare o comunque per migliorare alcune cose, o per migliorare la nostra mentalità o per migliorare le nostre abilità di comprensione a livello di un determinato argomento e tante altre cose carine. Magari se proprio non ci piace leggere potremmo iniziare cercando di leggere un libro abbastanza piccolino su un argomento che ci piace. E fidatevi che anche la lettura potrebbe essere un ottimo metodo per passare il tempo. Un altro metodo ancora più classico per non annoiarsi potrebbe essere quello di guardare delle serie TV o dei film. E tra l'altro, se non sapete come vederveli, vi lascio nelle playlist in alto a destra il video dove vi spiego come vedere film e serie TV. Tra le altre cose da poter fare abbiamo poi lo shopping online. Infatti possiamo servirci di Amazon, di eBay, di Shane o Wish, AliExpress e chi più ne ha più ne metta, per comprare cose, magari anche per comprare regali di Natale. Infatti quest'anno i regali di Natale li ho fatti praticamente tutti su Amazon e non me ne pento, anche perché comunque non si poteva uscire, i negozi sono chiusi nella maggior parte dei casi e quindi era l'unico modo che avevo per farli. Un'altra cosa da poter fare poi sono i video su YouTube, perché conosco tantissime persone che hanno sempre avuto la voglia di provare questa strada di YouTube ma che in realtà non l'hanno mai fatto, e quindi durante una quarantena o comunque durante un periodo di vacanza lungo potrebbe essere il modo giusto per iniziare, per vedere se questa cosa fa effettivamente per voi o meno. Ancora un altro ottimo modo per passare il tempo potrebbe essere giocare ai videogiochi. Con l'uscita adesso della nuova PlayStation 5, la nuova Xbox e chi più ne ha più ne mette, comunque abbiamo anche altri titoli a cui giocare, altre cose da magari poter sperimentare, e il mondo dei videogiochi è comunque ampissimo, quindi sicuramente trovate qualcosa che fa al caso vostro. Poi comunque c'è anche da dire che se siete degli studenti universitari o comunque degli studenti, il problema di cose da fare non si pone assolutamente, perché state sicuri che talmente dai compiti o dalle cose da studiare che avrete non vi annoierete. Poi comunque, anche se siamo in quarantena, tra poco comunque iniziano le feste di Natale, quindi è bene prepararsi su che cosa mangiare, su cosa fare e su cosa anche regalare, ovviamente, perché conosco molte persone che ancora non hanno neanche deciso che regali fare. E proprio forse questa potrebbe essere un'ottima idea per un futuro video. Un'altra idea potrebbe essere quella di trovarvi un lavoretto part-time. Di solito in periodo di festa c'è davvero tanta richiesta di aiuto part-time, soprattutto di ragazzi giovani, sia in bar, sia in fabbriche, sia comunque un po' ovunque, perché comunque è un periodo in cui c'è il triplo del lavoro di solito e quindi si cercano persone che possano dare una mano in quel periodo. Quindi se volete mettere un po' di soldi da parte e non avete niente da fare, penso che potrebbe essere la soluzione giusta. Almeno comunque avrete qualcosina da parte per fare
fare regali o comunque per spenderli come volete, e nel frattempo passate anche il tempo e magari imparate pure qualcosa. E niente ragazzi, questo è stato un video un po' più breve del solito, mi scuso per questa cosa, ma non ho molto tempo né per registrarlo né per montarlo purtroppo, perché ho tantissime cose da fare e come sapete mi sto sempre preparando per i famosi esami e non è affatto facile comunque portare un video al giorno in questo periodo. Quindi niente, io spero comunque che questo video vi sia piaciuto, se così è stato mi lasciate un bel pollice in su, commentare, iscrivervi al canale se ancora l'hai fatto, e noi ci vediamo domani alle 18 con un prossimo video, sempre qua sul canale. Bella!